Oh, ciao ventenni, piume animate, prima puntata, siamo a febbraio, mese dell'amore, mese di San Valentino. E io vi propongo una carrellata di cortometraggi con le peggiori 5 crisi animate tra Paperino e Paperina. So che siete in parecchi a detestare la fidanzata storica del nostro vecchio amico Donald Duck. In questo video troverete sia dei motivi per corroborare il vostro odio, sia invece magari degli spunti per iniziare un po' a empatizzare con lei. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito. Quinta posizione. Don Paperino, Don Donald, 1937, un cortometraggio un po' particolare per la regia di Ben Sharpstein. In Don Donald non abbiamo esattamente Paperina, ma una sorta di suo prototipo, un alter ego messicano, Donna Duck. Donna inizialmente è considerata una versione primitiva di Paperina, ma negli anni 50 Attagliaferro e Bob Carp, nelle loro strisce, le assegnano un'identità propria, innestando dunque una sorta di triangolo amoroso tra lei, Paperino, e la buona Paperina. Ma tornando a Don Donald, in cosa consiste questa crisi di coppia? Donna Duck è praticamente la copia carbone di Paperino, a partire dai nomi, Donald, Donna, e addirittura hanno una voce identica in quanto il loro doppiatore è lo stesso, il leggendario Clarence Nash. Un'altra cosa che li accomuna è il caratterino abbastanza esplosivo. La frivolissima Donna Duck monta su tutte le furie a causa delle bizze dell'asinello di Paperino, che viene poi barattato in cambio di una macchina nuova fiammante. Le cose però non stanno proprio così, visto che la macchina in questione è proprio la 313, quella sua prima apparizione in assoluto e che ben presto darà sfoggio delle sue qualità di macinino sempre scassato. Donna ovviamente si incazza e se ne va sdegnata su un monociclo, mentre l'asinello se la ride beffardamente. In questo corto la 313 non ha ancora la sua iconica targa, che verrà aggiunta nelle strisce successive di Altagliaferro e poi nelle storie di Karl Barks. Parlando di fumetti, Fabio Michelini e Massimo De Vita, in Paperino il segreto della 313, rivelano un retroscena fondamentale del corto, che insinua il dubbio che la storica automobile di Paperino sia dotata di un'impercettibile scintilla di vita. Quarta posizione, Cured Duck. No, non la ricetta, il corto. È il 1945 e un baldanzoso Paperino si sta recando a casa della sua ragazza mentre fuma un lauto sigaro. I due si guardano, si strofinano il becco, sarebbe anche un bel quadretto se non fosse che il fumo del sigaro impone l'apertura della finestra. La semplice operazione risulta difficoltosa per il collerico papero, che ben presto esplode e deflagra mettendo a completo soqquadro il salotto di Paperina. In una scena veramente memorabile. È proprio per questo che si genera la crisi di coppia che troviamo a questa posizione. Paperina molla il fidanzato e gli impone di cambiare carattere, dal momento che lei, a suo dire, non perde mai la pazienza. Paperino inizia dunque un percorso di formazione che lo porta a contenere la sua irascibilità, con metodi anche abbastanza discutibili. Ma per la prima volta riesce finalmente a trovare una pace interiore. Un cortometraggio del 1938, Self Control, aveva già indagato il rapporto tra Paperino e Lira, ma lì la risata scaturiva dal fatto che alla fine Paperino si dimostrava completamente incapace di controllarsi. Qui invece il regista Jack King ci mostra effettivamente un Paperino calmo e rilassato, un papero nuovo. In una breve gag ha addirittura una voce sensuale e profonda, allegoria del suo cambiamento, nonché elemento che ricorrerà in tre cortometraggi del filone psicologico della serie Donald Duck, tutti diretti da King. Donald's Double Trouble del 46, Donald's Dilemma del 47 e Donald's Dream Voice del 48. Questo è sintomo, forse, del fatto che sia più semplice raccontare una storia potente con una voce comprensibile, oppure semplicemente perché è il simbolo più immediato da inscenare della metamorfosi di Paperino. Tornando a Cure Duck, in una scena speculare a quella iniziale, Paperino entra in casa di Paperina, apre la finestra senza troppi drammi e lei finalmente è felice e contenta. Si prepara per uscire, scende le scale, ma Paperino non può fare a meno di ridere davanti al suo cappello. E qui la buona Paperina si rivela per quello che è, ossia una perfetta controparte femminile del suo fidanzato, collerica almeno tanto quanto lui. Terza posizione, Donald's Double Trouble, 1946. A un anno da Cure Duck, Jack King torna a occuparsi del filone psicologico della serie Donald Duck
e ancora una volta innesca una crisi di coppia tra i due piccioncini. Stavolta la crisi ci appare subito chiara. Paperina, in questo corto, è posta sotto una luce negativa fin dalle prime inquadrature, in cui la vediamo scagliarsi contro il fidanzato a causa del brutto carattere e addirittura della voce starnazzante. Il cortometraggio entra nel vivo quando Paperino incontra un suo perfetto doppelganger, un sosia identico a lui nell'aspetto, ma opposto per modi e timbro vocale. Paperino lo assolda per provare a riconquistare Paperina, ma se ne pente quando vede che il Dandy approfitta della situazione per limonare con la buona Daisy. Il corto offre una marea di spunti comici veramente validi e soprattutto estranei alla maggior parte delle gag della serie animata. Qui entrano in gioco sentimenti reali e profondi, in linea con la rappresentazione dell'uomo medio che Paperino incarna a tutti gli effetti. L'escalation di gelosia di Donald Double Trouble, che trabocca nell'esplosivo finale di una sfuriata memorabile, merita almeno il podio. Seconda posizione, Donna's Diary del 54. Si tratta di un corto veramente singolare all'interno della serie, in cui è presente un'ironia tagliente e spietata sulle relazioni di coppia e le cacciatrici di dote. Quasi una satira sociale, condotta con occhio critico e anche un po' rassegnato, in cui i personaggi che siamo soliti conoscere, Paperino, Paperina, qui, qua e qua, prestano i loro corpi per interpretare altri esemplari sociali ben noti e stereotipati. Sembra quasi di trovarsi di fronte a un cortometraggio di Pippo degli anni 50, in cui un pippide di nome George Giff recita in delle storie che cercano innanzitutto di mettere in burletta la vita dell'americano medio. L'atteggiamento alla guida di un'automobile, i problemi col fumo o con la dieta, le tribolazioni di essere un genitore. Il motivo è molto semplice, ossia che il regista di Donna's Diary è lo stesso fautore di quella svolta satireggiante di Pippo, ossia il pungente Jack Kinney. Siamo in una fase avanzatissima della carriera cinematografica di Paperino, in cui gli sfondi si fanno stilizzati e geometrici e i colori assumono tonalità pastello. Ciò sarà particolarmente visibile nei successivi corti dedicati alle diatribe con l'orso Humphrey. La storia è completamente in flashback e ci viene raccontata in prima persona da Paperino, che sta scrivendo il suo diario. Quella che sentiamo è proprio la sua voce, ma curiosamente si tratta di un timbro caldo e misurato, e non del solito starnazzo. Questo però cambia quando lo sentiamo parlare all'interno della diegesi. And got to know each other better. What's the matter? Questo forse per sottolineare che quella che ascoltiamo per tutto il cortometraggio è la voce interiore di Paperino, quella dei suoi pensieri, o forse per sottolineare ancora di più lo stacco tra il solito Paperino e questa sua versione parallela. Un altro formidabile alter ego è quello di Paperina. La vediamo con un piumaggio rosa e un'acconciatura diversa, a incarnare lo stereotipo della cacciatrice di uomini. L'umorismo del corto fa leva proprio sulla discrepanza tra il resoconto romantico e trasognato di Paperino e la ben più meschina realtà dei fatti, in cui osserviamo le modalità in retroscena della love story, assai meno idilliaca di come Paperino ce la racconti attraverso il filtro dell'amore cieco. In questo caso, dunque, la crisi è presente fin dai presupposti ed esplode quando Paperino sogna di sposarsi, premonendo le conseguenze mostruose della vita matrimoniale. Donald, dreamer boy, wake up. Ma in cima a questo elenco di crisi di coppia papere non poteva che esserci un cortometraggio, uno dei più belli mai realizzati. Lui, Donna's Dilemma, del 1947. Ancora una volta, diretto da Jack King. Non è certo un caso. Nel dopoguerra, King è l'autore di quasi tutti i corti psicologici di Paperino, in cui troviamo una trama di respiro più ampio rispetto alle classiche scaramucce con avversari animali che sono appannaggio invece di Jack Hanna. King è soprattutto attento all'analisi della personalità di Paperino e ai suoi rapporti con i nipoti e la fidanzata. Ecco, la fidanzata. Paperina qui è la protagonista assoluta, nel ruolo migliore della sua carriera. La storia è per la maggior parte in flashback e ce la racconta proprio lei, direttamente dallo studio dello psicanalista da cui si è recata. Veniamo a conoscenza che lei e Paperino si sono lasciati per una disgrazia. Mentre passeggiavano per Paperopoli, un vaso di fiori si è schiantato sulla testa del papero, causandogli una totale amnesia e rendendolo il più grande cantante del mondo. Paperino, per tutta la durata del corto, non riconoscerà più Paperina, trattandola freddamente e rudemente, mentre diventa celebre in tutti i migliori teatri del mondo per la sua interpretazione di When You Wish Upon a Star. When you wish upon a star. It's gone.
it harder to bear. La narrazione è articolata e complessa e il suo fulcro è proprio Paperina. Seguiamo passo passo la sua metamorfosi emotiva e la vediamo passare dalla felicità per questa nuova qualità acquisita dal suo amato Paperino allo stupore per l'amnesia fino alla vera e propria depressione in cui affonda nei mesi successivi. In una scena dal fortissimo impatto visivo la vediamo addirittura meditare il suicidio mentre confessa di non riuscire più né a mangiare né a dormire. Donald's Dilemma è un cortometraggio veramente notevole che tratta delle tematiche non facili e molto profonde, permettendo anche allo spettatore di empatizzare totalmente con Paperina. La conosciamo come una ragazza follemente innamorata del suo fidanzato, buona e premurosa, con sentimenti reali e intensi, disposta a fare qualsiasi cosa per riavere indietro Donald. La vediamo addirittura umiliarsi, gettandosi ai suoi piedi in lacrime, mentre lui non la degna di uno sguardo e la liquida lanciandole una monetina. Questo però non vuol dire che sia out of character e abbia quindi perso il suo temperamento impulsivo ed esplosivo. Nell'ultima parte, ambientata al presente, ha una reazione totalmente scomposta quando lo psichiatra le dice che può guarire Paperino, ma anche che facendolo perderà la sua meravigliosa voce. It's either the world or you. Me! 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 Please calm yourself, Miss Duck. Donald's Dilemma è un capolavoro, tra i migliori exploit della serie di Donald Duck in un decennio che l'ho visto assoluto mattatore della banda Disney e sicuro apice delle crisi di quella coppia un po' problematica, ma tutto sommato ben assortita, che formano Paperino e Paperina. Ma